Andiamo pure. Cioè, oh, che dice... è con noi il direttorissimo di Libero, Vittorio Feltri. Vittorio, alleluia, alleluia, evviva! Festa, un trionfo. Grande, festa grande. Allora, festa io grande. Voglio subito chiederti di Napoli, che festa grande, che è una cosa che ci festa ha intrattenuto grande. Negli ultimi giorni. Ora, io dico, come si fa? Come si fa, lo dicono alcuni, a sostenere che il carabiniere abbia qualche responsabilità. Poi sarà l'inchiesta, eccetera, eccetera. Però, insomma, quello c'è una cosa chiara. C'è una persona che spara, un assalitore e un assalito. Devi mettere in conto se sei rapinatore o no. Ma quello che hai detto tu è ovvio, hai perfettamente ragione. Diciamo che il rapinatore deve sapere che nel momento in cui delinque, i rischi del mestiere sono quelli di prendersi una pallottola in testa o in petto, cosa che è successa, ma non è la prima volta. È chiaro che a me dispiace per questo ragazzo sì. 15 anni, diciamo, non è che hai tutte le rotelle a posto, però no, non c'è dubbio. È chiaro che il carabiniere che era in macchina non poteva chiedere la carta d'identità quando è stato aggredito e ne poteva fare altro se non difendersi, si è difeso, ha sparato, pazienza. Sì, appunto, pazienza, nel senso che, oh, ragazzi, sentimenti. Beh, come pazienza? La magistratura deve accertare come sono delle sì, cose. D'accordo, no, pazienza. Ma se tu hai una. Ma se tu ti metti in mano. Pazienza. No, vabbè, però aspetta, pazienza. Se tu ti metti in mano con una pistola, la solita cosa che abbiamo sempre detto: se vuoi fare il rapinatore, ci sta che crepi. C'è poco da fare. È inutile stare a discutere, mi pare, no? Cioè, tra i rischi del mestiere, tu fai il giornalista e puoi essere accusato di diffamazione, puoi essere accusato delle peggio cose, si sa, cosa no? Cosa che spesso sarà accaduta nel e suo invece caso. Questo qua, un rapinatore, che cosa succede? Un rapinatore va incontro spesso a un destino, ma non mi pare che si possa discutere su questa cosa qua, cioè, mi sembra abbastanza fattuale, no. O no? Mi pare che tu abbia centrato completamente il problema, ti spiace sicuramente per un ragazzotto che fa questa fine sì, e che sì. Termina la sua vita in quella maniera lì, però insomma se lui avesse fatto il garzone del bruttivendolo non ci sarebbe sì, se la mattina si fosse svegliato per andare, che ne so, a raccogliere nei campi, no, quello che fanno i neri, oppure se si fosse svegliato per andare al mercato a prendere le cassette o anche andare a scuola dove non o andava, anche andare a scuola essendo iscritto all'istituto tecnico, insomma, ecco, ti invito a una riflessione su quello che ha scritto non Giuseppe Cruciani, non Vittorio Feltri, ma un professore dell'università Luis di Roma. Perché una volta tanto questi signori napoletani che ci rompono i coglioni a noi dicendo che siamo dei razzisti, che attacchiamo sempre Napoli, devono capire che non è solo un'idea nostra quella che abbiamo di Napoli come un posto diverso dal resto d'Italia, ma è anche di professori universitari, peraltro di origine napoletana. C'è un signore che si chiama Alessandro Orsini, che io non conoscevo prima. Beh, che grande professore della Luis e esatto, un professore della Luis napoletano, che dice che Napoli è una città moralmente inferiore. Dice, non ci sono dubbi, prendendo spunto da questo caso, sull'inferiorità morale di Napoli. Napoli è una città inferiore per molte ragioni morali. Mi limito a indicarne quattro per motivi di sintesi. Dice per i quattro motivi per cui, e che ne dico solo uno per semplicità, che è questo. Cioè non c'è una ribellione, non c'è una rivolta delle persone di fronte a casi clamorosi. Dice, a Siena una cosa del genere non potrebbe accadere. Adesso io ti chiedo, si può dire che da questo punto di vista Napoli è inferiore moralmente rispetto agli altri posti? Io non me la sento di dire che è inferiore moralmente. Sicuramente il costume è tale per cui possono accadere queste cose che poi ci spingono anche a fare delle dichiarazioni di questo tipo. Io moralmente inferiore, io non credo sia moralmente inferiore, non è la città che è moralmente inferiore, ci sono degli strati di popolazione che purtroppo anche per motivi economici, per motivi sociali eccetera, sono spinti a delinquere, e la delinquenza ha una protezione a Napoli, appunto, ma superiore rispetto a non da parte di tutti, ma da parte di una fetta di popolazione che capisce anche la necessità per qualcuno di delinquere per poter tirare a campare. Credo che il motivo sia questo. Poi
naturalmente posso sbagliare. No, no, ma io invece penso che questo professore abbia ragione, per, cioè, e dirlo non è una cosa insultante, cioè questa no, cosa è l'orgoglio no. di Napoli, io sono orgoglioso, che cazzo serve dire sono orgoglioso no, di essere vabbè, napoletano, che cazzo vuol dire? Sei orgoglioso di un monumento, sei orgoglioso di una piazza, sei orgoglioso di una persona, e di una, sì. di una ma non orgoglioso della città, che cazzo vuol dire orgoglioso della città? Anche a Bergamo ci saranno degli stronzi, no? Che tu non è che sei orgoglioso. Pieno, pieno. L'umanità, l'umanità è un po' uguale dappertutto. Poi ci sono le situazioni sociali che mutano. Cioè a Bergamo una cosa del genere potrebbe accadere, c'è cioè una rapina come quella là di Napoli, diciamo la verità, a Bergamo non potrebbe accadere, diciamola tutta. No, credo di no, però potrebbe anche accadere, adesso no. No, me la sento di un quindicenne che va in giro con, con una pistola a rapinare un altro con ci sarà Rolex. Qualche giovane mascalzone ci sarà sicuro anche lì, ma a Bergamo, certo, dai. Ma sì, mascalzoni sono dappertutto, però indubbiamente a Napoli questi episodi sono più frequenti per motivi sociali, credo. Allora Vittorio, tu sei sotto attacco per un titolo, per un titolo questo virus, fatemelo dire. Io lo trovo altamente ridicola, fatemelo cioè dire. Magari sono anche ancora una volta una vergogna, però, fatemelo dire. È una cosa scherzosa, ma è un fatto, ma è un fatto, virus alla conquista del sud, l'infezione che era l'unità d'Italia, cioè prima era solo ma a nord e poi sono arrivati al sud degli infettati. Glielo vuoi spiegare tu a Parenzo che non lo capisce? I titoli dei giornali non li capisci. Ma io li capisco bene. Che Parenzo non capisca, non mi stupisce, non mi sorprende, non è questo il punto. Il punto è che effettivamente il virus si è mosso dal nord, dove ha già fatto tanti guai, e si sta spingendo verso il sud. Vabbè, che bella scoperta, che vuol dire la conquista? Che scoperta è? Vabbè, certo. Ma la conquista? Ma allora dov'è il problema? Se non è una scoperta. Ma perché è un titolo, è un titolo cattivo, grezzo. Ma non frega se il titolo è cattivo o buono, questi sono gusti tuoi. Esatto. Gusti, io me ne strafotto. Non sono gusti miei, è un titolo di cattivo gusto, il cattivo gusto. Sì, ma il cattivo gusto non va sotto processo, il cattivo gusto, non viene messo alla gogna il cattivo gusto. Se anche fosse di cattivo gusto, scusami Vittorio, fosse e non lo è, fosse anche di cattivo gusto, chi se ne frega? Non è che uno ti mette sotto. Chi se ne frega? Ma quello fa informazione o banane? Dai. Adesso decidi tu. Non c'entra le banane col cattivo gusto che sono. Ma no, dico, cosa fa? Informazione, di cosa si occupa? Di informazione o di che cosa? Ma sì, certo che sono buone. Allora passiamo ad un'altra cosa, Vittorio, prima di lasciarti. Allora vengo ad apprendere che tu vai a tagliarti le unghie, lo hai detto ieri sera da Chiambretti, in un posto cinese, cinese. Non sapevo che tu ti andassi a tagliare le unghie, ti facessi la manicure, ma anche quelle dei piedi ti fai tagliare. Dottore Feltri, tagliare le unghie. Dottore Feltri, libero, taglia le unghie bene. No, questo si comincia a fare il coglione. Io stai zitto, è l'autista. Ma no, perché mi fastidisce. Perché la fessaggine, quando è reiterata. Dottore, veramente... aspetto fuori da libero, portale a casa, dottore. Dimmi. Ma perché ce l'ha col suo autista cinese? Perché? Dottore, no, l'ha piatto. Dottore, io autista cinese portale a casa, così tranquillo, dottore, che anziano, dottore, di libero io tutelo. Tutelo, dottore Feltri. Mi devi fare litigare col direttore, guarda, è incredibile. Dottore, risponde, telefono squilla, dottore Feltri. Perché sei capone nell'anima. Dottore, io aiutale, dottore, tutto il giorno. Non ce la faccio, dai. Non ce la faccio. C'è Susanna della Salaria. Dottore che... sbloccato. Dottore ha sbloccato. C'è Susanna della Salaria. Dottore che... molto arrabbiato. Non risponde al telefono, dottore Feltri. Ora 19:55 chiude il giornale. 8:30 andare a mangiare Balletto Bagnoni. Dimmi.